Con 472 voti Sebastiano Favero è stato riconfermato alla guida dell'Associazione Nazionale Alpini nel corso dell'Assemblea dei Delegati svoltasi a Milano. Ricordano i 159 giovani del paese caduti durante la Prima Guerra Mondiale le stele posizionate lungo viale Rimembranze a Carpaneto Piacentino. Dopo anni di abbandono, i simboli del ricordo sono stati rimessi a nuovo e riposizionati. La piccola chiesetta di campagna di Bruso, frazione di Borgonovo Valtidone, è tornata ad accogliere i fedeli grazie all'impegno del locale Gruppo Alpini. Tutto pronto a Bistagno, nell'Alessandrino, per il campionato nazionale ANA di mountain bike. La sezione di Acqui Terme è pronta ad accogliere i partecipanti lungo un percorso ricco di storia, cultura e tradizioni. Devo solo dire grazie ai miei alpini che mi hanno ridato fiducia, mi hanno ridato la carica, e cercherò di dare il meglio di quello che ancora mi resta dentro, perché credo che sì, con un risultato del genere, ecco, non si possa che lavorare serenamente e con fiducia. Emozionato Sebastiano Favero, da pochi minuti è stato riconfermato alla guida dell'Associazione Nazionale Alpini, un vero e proprio plebiscito con 472 voti a suo favore nel corso dell'Assemblea dei Delegati svoltasi al Centro Congressi Promoter Unione di Milano. Chiaro, dice, il primo obiettivo da perseguire. L'obiettivo chiaro è quello di creare le condizioni perché l'associazione possa guardare al futuro con maggiore serenità rispetto ad oggi e quindi possa portare al suo interno dei soci alpini che possono avere questa possibilità. E ovviamente le strade sono o il ritorno del servizio obbligatorio, la leva, e l'altro è quello del corpo ausiliario alpino attraverso una sinergia molto più stretta con le truppe alpine, così come ha detto e mi ha fatto grande piacere il comandante delle truppe alpine, e attraverso anche la spinta ai giovani di oggi, lo dico, di potersi arruolare nelle truppe alpine, perché oggi le condizioni sono tali per cui i nostri giovani del territorio alpino possono pensare di fare un anno o anche più di essere arruolati all'interno delle truppe alpine. Iscritto all'ANA dal 1974 ed eletto per la prima volta come presidente nazionale il 19 maggio del 2013, l'ingegnere Sebastiano Favero è insomma pronto ad accogliere il proseguo del proprio incarico. A noi non resta che dire buon lavoro, presidente. È un viale delle rimembranze rinato, quello di Carpaneto Piacentino, grazie agli alpini, all'amministrazione e ai cittadini. Le 159 stele fissate su altrettanti tigli, posizionate ai lati della strada, ricordavano i giovani caduti del paese durante la Prima Guerra Mondiale. Il trascorrere del tempo ed una malattia che indebolì fino a far morire la maggior parte di quelle piante costrinse l'amministrazione ad intervenire. Gli alberi furono tagliati e le stele rimosse dai tronchi. Tutte le stele erano state lasciate nei depositi comunali, noi 8-9 anni fa le abbiamo recuperate, le abbiamo riverniciate, riviste tutte e ricollocate. Dopodiché è stato fatto il viale e le abbiamo collocato con un'inaugurazione. Oggi le stele sono state tutte riposizionate su un solo lato del viale. Due volte all'anno i bambini della scuola del paese vengono coinvolti per sostituire i fiori deposti sotto ad ogni stele. Un pretesto per farli avvicinare alla loro storia. È importante perché devono sapere la loro libertà che hanno per adesso, no? E del sacrificio che hanno fatto i loro avi, ecco perché diciamo avi perché sono trisnonni i suoi, questi morti. Aver conservato, restaurato, ricollocato queste stele, tenerle curate e vive, penso che sia uno dei contributi più importanti che una comunità possa dare per evitare di perdere il retaggio, l'eredità di quello che è stato, ma soprattutto di chi è stato. In questo caso mi piace dire delle persone più coraggiose del nostro paese. Da 10 anni la moglie di un alpino andato avanti attraverso il concorso letterario Italo Savi mette a disposizione dei giovani di Carpaneto una borsa di studio al fine di risvegliare l'interesse di ognuno di loro verso la propria storia. Serve insomma l'impegno di tutti affinché il passato non venga dimenticato. Le famiglie non informano perché si sono persi i contatti
con quelli che ho combattuto, o comunque con i familiari che erano a diretto contatto con i caduti, e questo va a cadere nell'oblio. Quando trovi la collaborazione dei decenti, allora tiri fuori qualcosa, i ragazzi sono più interessati, si tiri fuori delle piccole cerimonie. Quella che abbiamo fatto oggi a Carpaneto era già stata fatta un paio di mesi fa a Farini, e la riproporremo anche da altre parti quando troviamo la disponibilità dei docenti. Da qualche anno il gruppo di Borgonovo Valtidone nel Piacentino si è preso carico della ristrutturazione e del restauro dell'antica chiesa posta nella frazione Bruso. L'allora parroco Don Paolo offrì la canonica da utilizzare come sede per gli alpini. In cambio, le Penne Nere dovevano conservarla in buone condizioni. A quel punto però gli alpini si resero conto che anche la chiesa aveva bisogno di cure. Quando abbiamo messo in condizione la chiesa abbiamo detto che dovevamo prenderci l'obbligo di rimettere a posto questa chiesa, perché aveva un valore storico, insomma, e quindi i valori storici non vanno lasciati perdere. Ed è proprio in queste situazioni che si capisce la sensibilità di un paese intero. Hanno detto una cordata di amici, chi se la sentiva di aiutare. Poi quando hanno visto che le cose concrete venivano fatte, quindi la gente era anche contenta di aver fatto la loro offerta, okay, perché, e oggi usufruiscono chiunque, cioè, perché è libero l'accesso a tutti. La chiesetta posta nella campagna di Bruso ha un valore per gli abitanti del posto non solo religioso ma anche sociale. È una delle chiese più antiche della nostra diocesi di Piacenza-Bobbio e lo si vede bene dall'abside. E tenere in piedi questo vuol dire tenere in piedi anche una tradizione di persone che ci hanno vissuto, lavorato, hanno tribulato, hanno pianto, hanno gioito in questi posti. Sono tante le generazioni che lì sono state battezzate, si sono sposate, hanno ricevuto sacramenti. Sono state le persone più anziane, come la mamma del signor Sergio, ad esprimere con gli occhi la propria emozione dopo il restauro. Piangeva della felicità perché è tutti i suoi ricordi, diciamo, il suo matrimonio, il battesimo, eccetera. Quindi abitavano lei e tutti i suoi genitori abitavano tutti in quel cortile qua che c'era qui dentro. Nella mente di tanti soci del gruppo di Borgonovo sono ancora vivi i ricordi di quando quella chiesa era il punto di aggregazione. E qui c'era tanta gente, una volta il paese era vivo, tanti bambini, gente che lavorava in campagna e c'era pieno di gente. C'era il parroco appunto che gestiva la chiesa e tutto, era un paese vivo. Un lavoro non semplice che ha dovuto fare i conti anche con la burocrazia e la burocrazia con la caparbietà degli alpini. Si è venuta a creare una situazione abbastanza spiacevole con belle arti e anche permessi comunali dove, sempre dovuta, causata dall'invidia di qualche persona che aveva creato una situazione spiacevole, comunque siamo riusciti a sbrogliarla nel miglior modo possibile dando loro la possibilità di continuare in questa loro attività di volontariato e di bene per il comune. Ed è proprio lì, in quella chiesetta restaurata, che si ritrova per le prove settimanali il coro Anna Valtidone, lì, ai piedi del quadro raffigurante la Vergine degli Alpini del pittore Corradini. Restano da rifare la facciata esterna, le pareti interne e il sagrato, e chissà che non sia questo il prossimo passo. Il sentiero naturalistico 500 in comune di Bistagno, in provincia di Alessandria, è pronto ad accogliere i partecipanti al quarto campionato ANA di mountain bike, organizzato dalla sezione di Acquiterme nel primo fine settimana di giugno. Siamo preso questo onere che ci fa anche onore, perché oltretutto organizzare un campionato nazionale sportivo per una piccola sezione più che un onore non può essere. Ci metteremo in collaborazione con gli alpini del comune dove partecipiamo, in collaborazione con la Proloco del luogo, che è molto collaborativa, e cercheremo di fare, di accogliere tutti gli alpini che parteciperanno nel miglior modo possibile, fornendoli la nostra ospitalità, e ci auguriamo di vedere diverse presenze, diciamo, via. 27 chilometri la lunghezza del percorso su un dislivello di 600 metri, uguale per tutte le categorie ammesse, soci effettivi, aggregati e militari delle truppe alpine. Si tratta di un percorso molto tecnico che sarà in grado di soddisfare anche gli atleti più esigenti. È proprio bello, abbiamo avuto Salvoldelli, che sappiamo già che professionista è stato, Samuele Porro, che è campione nazionale di mountain bike.
che va all'estero, tutto, e perciò sono clienti, vanno sovente a Bistagno perché sanno che sono ben accolti e si divertono a fare questo percorso. E penso che andiamo in un paese dove è molto sentita la mountain bike, dicevo, i problemi è che fanno gare di Coppa Piemonte, hanno un circuito già organizzato, seguito anche dal CAI, perciò da questa parte qua non siamo tranquilli. Naturalmente anche il campionato di mountain bike, come tutte le manifestazioni sportive dell'ANA, ha una finalità che va oltre la mera competizione: convivialità, stare insieme e perché no accrescere le proprie conoscenze, essendo Bistagno un paese dalle origini medievali, ricco di cultura e tradizioni.